Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Siamo con Matteo Lignani, autore del momentaneo pareggio 1-1. Ti sei un po' riscattato con quel gol dal rigore sbagliato a Giulianova? Sì, no, non ero diciamo in cerca di riscatto, ma siamo diciamo tutti in cerca di una vittoria che ci dia fiducia, morale per lavorare bene, perché ci manca questo e basta. Dopo che faccio gol io, lo faccia un altro è uguale. L'impatto con la partita forse non è stato dei migliori, sentivate particolarmente magari la pressione di una gara da vincere, una sorta magari di scontro nelle zone basse della classifica contro una diretta concorrente, è un po' questo che vi ha bloccato all'inizio? Ma sinceramente io dal campo più che questo è stato che noi una punizione abbiamo preso palo, loro sono andati giù una volta, ha fatto almeno da dove ero io un grandissimo gol. E questo poi dopo ti succede una volta, due, tre, è normale che un po' la paghi. Siamo dei ragazzi a squadre giovani e è normale che, anzi, siamo stati diciamo, bravi a restare in partita perché era quello che contava e a recuperarla poi nel secondo tempo. C'è stato un po' un cambio di modulo, dal 3-5-2 iniziale si è passati poi a una sorta di 4-3-3, ci è sembrato che comunque la squadra fosse più equilibrata in campo. Anche tu hai avuto questa impressione giocando in campo, appunto, avendo visto direttamente l'andamento della gara? Sì, diciamo che ci siamo messi a specchio con loro, è normale che riuscivamo ad arrivare, insomma, ad accorciare, a fare le coperture in maniera più puntuale, però io credo che le partite non dipendono da un modulo, perché se cominci bene sono sicuro che anche col 3-5-2 potevamo far bene, poi dopo è normale, il 4-3 ti allarga più il gioco, riesci anche per noi mezzale ad andare più dentro e sono venuti gol infatti da queste giocate, insomma. E ora tanto poi dopo deciderà il mister. Una nota positiva di questa squadra comunque ci è sembrato il carattere, non ha mollato fino alla fine, due volte in svantaggio insomma poteva essere un colpo decisivo per qualsiasi squadra, invece non a caso è arrivato il pareggio alla fine, quindi questo è un indice del carattere di questo gruppo. Ma tanto questo penso che l'abbiamo dimostrato anche col San Nicolò, che poi dopo siamo andati di nuovo a svantaggio, non si è riusciti a recuperarla, però sia col San Nicolò che domenica scorsa, cioè mercoledì con l'Avezzano, riusciamo a rispondere diciamo allo schiaffo che ci danno, bisognerebbe partire un pochino meglio, diciamo che ci aiuterebbe anche a livello morale. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.